Oggi è il 1° marzo. Siamo qua così tanti, con tanti ragazzi di seconda generazione. A Bologna sono 3 anni che organizziamo il 1° marzo, che è la giornata senza di noi, migranti. La giornata dove vogliamo far vedere che cosa serviamo a questo paese. Sentimento. Different voices, different choices. Nine and do it. Yeah, we can do it. They need a help. A brother. Manifestare ancora, parlare dei diritti del lavoro, della cittadinanza, il fatto di stare in questo paese contro la legge Bossi-Fini, contro il contratto di soggiorno, contro il pacchetto di sicurezza. Oggi siamo qua soprattutto per quello. Questo è per tutta la Bologna, da cornice alle colli, la chiave per uscire da sta rabbia, la rabbia che non è dei forti, ma dei giovani ragazzi che manco te ne accorgi. Chi ha detto che non abbiamo diritto di rivendicare? Che noi, migranti, da più di 25 anni lavoriamo in questo paese. Noi abbiamo accettato qualsiasi cosa per restare in questo paese. Salari bassi, il ricatto. Noi abbiamo accettato lavori pesanti. Quello che abbiamo accettato noi non lo accetteranno i nostri figli. Questo è per tutta la Bologna, dal codice alle colli, la chiave per uscire da sta rabbia, la rabbia che non è dei forti. Un ragazzo di 18 anni deve aspettare 6 mesi per cercare un lavoro, per anche in momenti di crisi è più difficile trovarlo e c'è più il rischio di ricacciarlo nel suo paese, dove non conosce persone, non conosce la lingua, non conosce nessuno. Quindi siamo qui in piazza a lottare e facciamo un grande urlo, facciamoci sentire la piazza dell'unità. Vivi di limiti pieno di ostacoli in questo mondo di merda. Non sai cosa fare, non sai dove andare, non sai chi vince, chi perde. In questo mondo senza congruenza, la sentenza implica una brutta conseguenza. La legge Bossi-Fini va cancellata. Intanto è una legge discriminatoria e razzista. Una legge che crea clandestinità, perché come ben sapete oggi in Italia chi perde il lavoro è a rischio di perdere il permesso di soggiorno e di conseguenza può essere dopo 20 anni di lavoro mandato via dal paese. Quindi è una legge che a nostro avviso va cancellato subito. C'è chi rischia, ma la gente se ne fischia. Tutti abbiamo la stessa rabbia per uscire da questa gabbia. Speriamo di arrivare in fondo da questa schifezza di mondo. Scontro, razzismo e Bossi-Fini. Siamo tutti clandestini. Ascolta quel che penso e quel che sento. Non guardare solo fuori ma anche dentro. Ognuno di noi ha un sentimento, sentimento, sentimento. È una vergogna che in Italia a 18 anni un ragazzo nato in questo paese possa essere espulso. So many faces, so many races, different voices, different choices. But each other we have to do the things we done and do it. Someday one day like Obama say that we can do it. Helping each other, we can help another. They need our help and they can be our brother. Think about yourself, yes, we can do together. Together, like brother, each other. Noi diciamo che bisogna mettere un permesso di soggiorno slegato del lavoro e del salario. L'altra cosa è anche chiudere i centri di permanenza temporanea, i famosi CIE, centri di identificazione ed espulsione, che noi riteniamo che siano dei lager, perché una persona che non ha commesso reato penale, non ha commesso nessun tipo di reato, cioè che ha soltanto la sfiga di non avere un permesso di soggiorno, non penso che sia giusto che debba essere chiuso dentro un centro così, privandoli della propria libertà. Questo è per tutta la Bologna, da cornice alle colli, la chiave per uscire da sta rabbia, la rabbia che non è dei forti, ma dei giovani ragazzi che manco te ne accorgi. Questo è per tutta la Bologna, da cornice alle colli, la chiave per uscire da sta rabbia, la rabbia che non è dei forti, ma dei giovani ragazzi che manco te ne accorgi.